sono. È un'iniziativa per tutti i lavoratori, per tutti gli sfruttati, per tutti i cittadini. È un'iniziativa contro un governo, contro un padronato che tenta di utilizzare da una parte le leggi sulla precarietà contro i giovani, contro quelli che vengono assunti con contratto a termine in continuazione, quelli che vengono ricattati. E contro gli immigrati attraverso un utilizzo di una legge che io ritengo razziale, che è la Bossi-Fini, che prevede sostanzialmente che se un lavoratore perde il lavoro viene espulso dal paese, a differenza di altri lavoratori, perché queste cose vengono utilizzate per ricattare i lavoratori sul posto di lavoro, per togliere diritti a tutti, per mettere in discussione conquiste fondamentali come il diritto alla salute, il diritto alla sanità. Oggi un lavoratore non italiano per poter lavorare deve dimostrare che ha l'agibilità abitativa, cosa che non viene chiesta sottoscritto a altri. Per questi lavoratori se perdono il lavoro vengono cacciati dall'Italia, perdono tutto. Ed è chiaro che questi, per non perdere quel poco di salario che percepiscono in Italia, per non ritornare in condizioni disumane che sono scappati dai loro paesi, accetteranno qualsiasi condizione di lavoro, accetteranno di lavorare in nero, accetteranno di lavorare con contratti da fame, accetteranno qualsiasi condizione che poi verrà riversata sugli altri lavoratori, sugli altri cittadini, perché poi è chiaro che il datore di lavoro, il padrone ti dice o accetti queste condizioni o ci sono altri lavoratori disposti a farlo, pertanto anche il tuo diritto, il diritto all'assistenza sanitaria viene messo in discussione, perché oltre agli immigrati il diritto all'assistenza sanitaria viene messo in discussione per tutti, perché si vanno verso forme di privatizzazione, perché si stanno organizzando, voglio dire, forme di assistenza legati all'occupazione. E oggi questa cosa riguarda i lavoratori immigrati, domani se passano le posizioni del governo di legare l'assistenza sanitaria all'iscrizione agli enti bilaterali che stanno facendo nei contratti nazionali, riguarderà tutti noi, riguarderà tutti i cittadini italiani. Cioè quando tu perderai il lavoro perdi tutto, perdi il salario, perdi il diritto all'assistenza, perdi tutto quello che oggi è chiamato lo Stato sociale. Ecco perché noi oggi siamo qua a protestare, a dire la nostra, a fare questo presidio, perché riteniamo che sul lavoro non ci sono lavoratori di serie A o lavoratori di serie B. Ci sono lavoratori che vengono sfruttati, ci sono lavoratori che vengono ricattati, ci sono lavoratori che sono costretti ad accettare condizioni di un lavoro quasi schiavista per poter mangiare, per poter portare a casa una piccola retribuzione. Come diceva prima Mattia, i lavoratori del Santa Chiara, le lavoratrici del Santa Chiara, oggi come si dice sono quelli che fanno un servizio fondamentale, ma non è riconosciuto, sono le cosiddette lavoratrici invisibili, non ci sono, non vengono prese in considerazione, magari molto spesso vengono viste e insultate quando entrano in una camera a fare le pulizie, perché dicono che lei non pulisce, lei sporca. Sono le forme di razzismo più bestiali, più bieche che queste devono subire. Ecco, contro questa cosa noi oggi protestiamo, perché oggi tocca loro, domani toccheranno alle lavoratrici italiane, perché aumentano i carichi di lavoro. Questo appalto è andato al ribasso con il 12%, significa 60-70 posti di lavoro a rischio, significa che il lavoro sarà fatto più male e peggio, e domani questo utente, questo ammalato dirà a te, cittadino italiano, che non sei capace di lavorare, sei un fanullone, non pulisci bene, mentre tu sai che stai lavorando, stai sudando, stai piegando la schiena perché fai lavoro per due, e non è possibile questa cosa. Ecco perché oggi siamo qua, perché non c'è uno sfruttato straniero se non c'è accanto uno sfruttato italiano. Noi vogliamo, come si dice, mantenere l'unità, togliere ai padroni questo ricatto, togliere al governo questa possibilità di ricattare chi lavora, chi oggi produce la ricchezza. Questo è il motivo per cui la FIRCAMS oggi ha aderito a questa iniziativa e è orgogliosa di essere qua a protestare assieme a tutti i cittadini, stranieri e non, che condividono queste posizioni.